Il programma è offerto da Enterprise Solutions. Venerdì 4 marzo, ore 9.45, ed oggi più che mai do il migliore dei buongiorno a Tiberio Timperi. Sta sempre a baccaià, scendi, tagli. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a te. Pronti ancora una volta. Allora, avevo annunciato ieri, oggi parlerò di radio, le mie radio. Sì. La mia radio. Cioè, la mia radio non esiste, ci sono le mie radio. Però una radio del cuore... Poi alla fine c'è sempre, c'è dai. No, sai che c'è? Che stavo pensando come questa iniziativa che è fresca, tra un po' vivrà il suo primo compleanno, è una realtà interessante, aggressiva, gagliarda, che si sta facendo strada, che subito ha rappresentato un punto di riferimento nell'editoria radiofonica. Però un po' grazie a Facebook e un po' grazie anche ai ricordi che si cominciano ad affastellare, proprio ieri stavo pensando alle radio che ho fatto a Roma, certo, dove ho partecipato, ad esempio 89.100, a pochi ricorderà Radio Up, che era sul ponte Casilino, era un buco di mansarda, che forse una volta era un lavatoio, con la moquette blu arricciata e con i piatti Torrens MK2 con la cinghietta che saltava. Pensa un po'. Perché bisognava far partire i dischi a schioppo, sai, una volta non c'era il tecnico, certo. Una volta si faceva tutto quanto noi, con la penna B che si rimandava indietro la cassetta, che di solito era una C15 per fare la pubblicità. Si preparava, si metteva il prescolto e si faceva tutto quanto. Il più delle volte, spesso all'epoca, si stava al telefono e si rimorchiava, che poi a delle belle voci raramente corrispondevano a delle belle donne. Vero. Ma questo, voglio dire, erano gli incerti del mestiere. Oh, nella mia militanza radiofonica non è mancata neanche Radio Chat Noir, Radio Gatto Nero, sì, che era una cosa stranissima, perché era legata a una discoteca in via Emanuele Filiberto. Era gestita, se non sbaglio, da un certo Sabino napoletano. Praticamente alla fine che cosa è successo? Che la mattina c'era la radio con le dediche, Napoli e quant'altro, e il pomeriggio un certo Antonello Nicoletti si era messo in testa di fare una radio, invece una radio come tutte le altre, normale, ed era una sorta di radio reversibile, double fast, una sorta di radio così, insomma, antelita, però interessante come esperimento. Aveva un gran bel segnale. Poi ricordo come un sogno una certa Radio Arancia, e chissà chi se la ricorda, Radio era dalle parti del Viminale, ultimo piano di un palazzo che poteva ben figurare in un film di Dario Argento. Poi vennero i 97 o 9700, Radio Terminal Roma, una radio molto particolare, con un segnale fantastico. E perché poi una volta le radio come iniziavano? Si accendeva il segnale, prima c'era la portante, il 1000, il fischio, poi dopo un po' invece incominciavi a mandare un tappeto musicale, due palle a registrarlo sul Revox o sulla CAI, che non finiva mai, sai quante ne ho fatte di bobine per la notte, no? Immagino. Che poi dovevi calibrare il punto in cui far finire il disco, che poi scattava all'auto reverse e dava l'illusione che ci fosse qualcuno tutta quanta la notte. Ma insomma, si mandava un tappeto musicale e poi si come dire, iniziavano le trasmissioni, ovviamente di lanci ANSA, pubblicità sul giornale, non se ne parlava assolutamente. Comunque era un fenomeno che nasceva così, al massimo, e in questa radiodimensione suono era stata come dire capostipite, si pagavano dei ragazzetti per attaccare gli adesivi alla base dell'unotto dell'automobile, sì, meglio se in posizione centrale, faceva molto chic all'epoca. Poi ricordo Radio Roma Sud, che era in via Antoniotto Uso di Mare, dove adesso c'è Elena Sarco, di cui si sta parlando per altri motivi. Via Antoniotto Uso di Mare, era bellissima questa radio, era una parte di un appartamento, la gestiva un certo Ranieri, e poi c'era di mezzo anche Fabio Alescio, che magari qualcuno di voi ha visto lievitare, nel senso proprio fisico, da qualche televisione all'altra, a parlare di Roma e cuori di calcio. È stato il primo che, pensate, ha portato in televisione Monica Leofreddi, sì, tanto per non fare nomi e cognomi. Questa Radio Roma Sud era bellissima, poi da quella radio Roberto Fragomeno, per esempio, è entrato a Isoradio, e c'è stata una sorta di diaspora, pare, ma non siamo sicuri, sia transitato da quelle parti anche Silvio Piccinno.
ricordo, e altrimenti non potrebbe essere, la radio dove in qualche modo mi sono accasato con maggior affetto e soddisfazione, tant'è che a distanza di anni ci risentiamo, Radio Centrosuono, c'è ancora, è cambiata, ha cambiato pelle, anche lì. Vedi, ogni radio, la radio di S è un po' diversa perché c'è un gruppo leader per quanto riguarda le cliniche, c'è Sagasta che invece è un editore che arriva dal mondo della pubblicità, invece lì c'era la signora, e c'è ancora e le auguro ogni bene, Anna Maria Albanesi, che quando noi volevamo mettere i Duran Duran diceva: a riga, ma che state a fa, perché la radio è mia, battendosi il petto. Ed era bello, grandiosa, perché questa radio all'epoca, lo dico con molto affetto, certo, era in una stanza di un appartamento dove loro vivevano, la figlia Romina e quant'altro. Io facevo l'ora di pranzo e alla fine praticamente non avevo il ticket restaurant, ma mangiavo sempre in radio. E andai in quella radio perché aveva un segnale che spaccava ai passeri, così si diceva all'epoca. Mm. All'epoca si chiamava Radio Centrosuono Moonflower perché c'era un negozio di dischi sulla via Tuscolana, a casa di Dio, proprio in un posto lontanissimo, poi divenne solamente Radio Centrosuono. E mi fa piacere che insomma ci sia ancora come realtà, fra l'altro uno dei venditori, se non credo il responsabile della nostra pubblicità, viene proprio da quella scuola lì, e quindi saprà di cosa sto parlando quando ricordo la signora Anna Maria che si batteva al petto e diceva: a radio, a riga, non ve scordate che la radio è mia. E da quella radio è uscito fuori Luigi Ariemma, Marco Fullone, Maria Rosaria Gavar, e sicuramente ne dimentico qualcuno, uno proprio non lo nomino perché mi era antipatico, e antipatico è rimasto. Bene, lo lasciamo, ecco, lì. Ecco, lo lasciamo lì. No, poi ha fatto strada, però insomma sempre una personcina sgradevole, o almeno caratterialmente non ci siamo mai presi. E come non ricordare per esempio Radio Jolly Stereo, che oggi si chiama Radio Nostalgia, di Carlo Bonarrigo, che era all'Aventino ed era bellissimo, era un posto fantastico. Io ci andai non perché la radio perché era carina, ma niente di che, insomma, ma perché era all'Aventino e ci lavorava un certo Lorenzo Cherubini, in arte poi Giovanotti. E io non capivo il fenomeno di questo ragazzo che fuori aveva la fila già all'epoca, ma ti parlo di quando io avevo 18 anni, 19, insomma lui aveva qualche anno meno di me, era veramente quello che si chiama un pischello. Io direi che magari mi posso fermare un attimo, col tanto che basta, per sentire un disco a sorpresa. No, la sorpresa è questa. Intanto buongiorno a Tiberio. Oh, buongiorno. La sorpresina è questa, ti canto io questa canzoncina molto melodica, perché siccome oggi è l'ultimo giorno, ma l'ultimo praticamente come fine settimana e come fine periodo, del tuo intervento qui a Radio Yes, io volevo solo dirti quanto è stato importante averti qui in questo periodo. So che con l'editore state lavorando anche per nuove iniziative, però non potevo prescindere dal salutarti. Io ti ringrazio, è molto carino da parte tua, Marcello. Io continuerò a seguirti e ad ascoltarti perché sei, come dire, un pirla, ma poi dopo ti sei... No, sei un bel pungolo, un dito nell'occhio, nel senso più alto e nobile del termine, perché mi trovo sempre d'accordo con te e non so se questa cosa ti debba preoccupare o meno. Questa mi conforta, no, ma io volevo solo dirti, caro Tiberio, grazie, perché averti prima della trasmissione Radio Città per me è stato motivo di privilegio. Ti ripeto, so che poi con l'editore state vedendo di fare altre cose, so che questa interruzione è dovuta a tuoi impegni che sono di carattere e professionale e di carattere privato, però ci tenevo soltanto a dirti in questo minuto grazie, semplicemente questo, e conoscendoti mi sono arricchito, ma il professionista lo conoscevo, l'uomo no, è l'uomo che mi ha arricchito, quindi grazie e a presto. Allora, ti vediamo i soffietti di Santini, grazie, è stato un piacere e sarà bello continuarti ad ascoltare. Adesso ci sentiamo 2 minuti e 30 di disco. Che mi avete trovato? E che ti abbiamo trovato? Art Dance, Boogie Wonderland, ecco, quello che ti piace tanto. Dance mi fa mal la pancia. Earth, Wind and Fire.
questa è una delle tue preferite e quindi te l'abbiamo messa. Antico. Continuiamo a parlare di radio. Sì. Radio Incontro con Paco e Serge. Mi sono familiare, sì. Sì, ma non stava nel quartiere Mazzì, quartiere Prati, all'epoca era un po' di tempo in prima. A Pianuova, 500 e Fischia, non ricordo, sì, tra Ponte Lungo e Piazza dei Re di Roma. Poi c'è stato un periodo in cui Radio In, dove io ho militato, quando era ancora Radio In, con l'impianto punto punto in nazionale, eccetera, eccetera, spense, per un periodo ci fu Radio Roma International, sì, dalle parti di Ciampino, mm-hmm, tanto per dirne un'altra. Tornando di frequenza, anche lì tappeto musicale sembrava dovesse partire, però non è successo nulla. Radio M100 per un brevissimo periodo con il gruppo Piscopo. Una menzione va fatta per la Radio Città 1 firmata da Roberto Brandolini, che adesso è in Rai. Radio 2 per anni ha fatto il sound designer, praticamente quello che dà un'identità al bello, però suona meglio sound designer, come le mignotte, le chiami escort. Sì, suona meglio, suona meglio, sì. Oh, poi come non ricordare ad esempio Alessandro Roma dell'ineffabile Alessandro Malatesta, una radio, diciamo la verità, molto gloriosa ma un filino sgarrupata all'epoca, almeno colui che si lisciava sempre questi baffetti, un personaggio veramente strano che non l'abbiano mai usato in qualche film, perché era una di quelle persone uniche nel suo genere, andava addirittura in onde medie e poi c'era anche in FM. È stata, credo, la prima e l'unica radio di Roma andata in onde medie. E poi ricordo anche Teleradio Domani, una radio che stava la Madonna del Divino Amore, non si arrivava mai, però all'epoca pagava tanto, tant'è che a Campora, in arte Francesco, si divertiva sempre a dire: mi ci sono comprato la Golf GTD, che proprio all'epoca non è che fosse regalata. Oddio, non lo è mai stata. No, per la verità. Esatto. Detto questo, insomma, sono state tante le radio nelle quali sono passato, grazie alle quali ho fatto esperienza, e grazie a tutti quei pazzi di editori, puri o impuri che siano, che hanno destinato una parte dei loro guadagni per questo giocattolo, che forse per loro era un giocattolo, o forse era un'impresa. Oddio, tutti quelli che hanno avuto la radio, non ce ne fosse stato mai uno che abbia detto: Dio, come sto guadagnando con la radio. Sempre tutti a piangere, sì, e non c'ho una lira, e non ce la faccio più. Però insomma, poi non c'ho una lira, non c'ho una lira, tante radio stanno ancora lì, il che significa che probabilmente qualche lira ci sarà, insomma. Qualche lira ci sarà, però è tipico, insomma, il piangersi addosso. Sì, normale. Detto questo, insomma, io desidero ringraziare tutte queste persone in una botta sola, perché grazie alla loro follia, al loro protagonismo, a loro che cavolo ne so, come me, come Fabrizio Falconi, come Luigi Ariemma, come Alberto Bilà, e potrei continuare per ore, si sono fatti una posizione e hanno iniziato un'attività professionale. È tutto, sono arrivato in diritto d'arrivo. Sei è stato arrivato, bello qui, sì, a Radio Yes. Permettetemi che io vi saluti come salutavo quando facevo la Hit Parade su Radio 2. Ci sarebbe da dire anche sulla pulizia etnica fatta a Radio 2, dove Emilio Levi, Antonella Giampaoli, Maurizio Catalani, Francesco Campoli e tanti altri bravi non ci sono più, ma questo è un altro discorso. Sì. Dal Tiberio Nazionale, un saluto allo stivale. Ciao e grazie. Il programma è stato offerto da Enterprise Solution.